parte, grazie a tutti per essere presenti a questo concerto che teniamo tutti annualmente, come concerto per la libertà e la pace, per ricordare una grande figura pesana, internazionale, nazionale, fattore di Giacomo Franco, per il suo insegnamento. È un punto di riferimento costante, continuo, rispetto alla sua, diciamo, la sua maniera di porsi, ha pagato per essere sincero, per essere onesto, per essere attenti ai problemi della gente. Io non voglio fare la storia di Giacomo Matteo per questa sera, a me interessa solo che la situazione matteotica, non da sola chiaramente, sia riuscita a quindi che quest'anno, il concerto che parla, non lo ricordo solo che parla, non so chi ci sta parlando e non devo ascoltare quello che dice. E io ho sempre di ricordare che questa società fa poco niente di far parlare questa figura che è ricordata molto spesso più a destra che in Italia. E quindi ecco, se oggi è stata una grande figura che voi abbiamo imparato a conoscere in qualche modo, in qualche maniera, cioè parlo di 10 generazioni, ma quando non si vuole parlare, si arriva a un certo punto della storia d'Italia e poi c'era un tagliamento che si andava oltre. Ecco, io ho imparato a parlare, a capire quale figura sia stata, perché sono nato a fare. Quando c'era allora un po' di cani, quando ti lavavano da bambino piccolo, davanti al focolare, che faceva caldo davanti e freddo alle spalle, mia nonna che mi lavava parlava di questi Matteotti. E così iniziate a conoscere, con la mamma, l'ho incontrata nella prima sera. Io credo che sia giusto. Ecco, allora, ricordarlo con la musica, lo ripeto ogni anno, lo dico anche quest'anno, resta registrata perché, dico, il mio professore di musica che andavo alle scuole Crioni diceva che la musica è l'arte dei suoni con la quale si esprimono i diversi sentimenti dell'anima. Chi diceva così aveva sempre in canto, no? Ecco, quindi mi è rimasto, il professore del piccolo era una persona spiritissima. Ecco, quindi allora facciamo parlare un attimo l'uomo delle libertà, libertà dal bisogno, dall'ignoranza, da tutto quello che è lo sfruttamento. Quest'anno noi parliamo di un'altra figura, due figure. Accanto a Giacomo Matteotti, vogliamo ricordare Veglia Matteotti che gli occhi che vedete sulla nostra locandina sono gli occhi di Veglia Matteotti. E la ricordiamo quest'anno in maniera particolare il 80° della morte, che è morta dopo l'intervento chirurgico. Ed è stata una grande donna, che non è vissuta all'ombra di Giacomo, ma aveva la sua autonomia, e parlava, scriveva libri, proprio anche la poetessa. E però a me preleva, ecco, dire che questa donna è riuscita, diciamo, a vivere la vita difficile, perché è stato difficile, sono un matrimonio distante, se ne c'è stato un continuo rincorrersi e i fascisti rincorrevano Matteotti, lui e lei si rincorrevano a vicenda, diciamo. E poi c'è un omaggio a Tita Ruffo. Tita Ruffo era il cognato di Matteotti, il fratello di Veglia, che era un grandissimo baritono a livello internazionale. E è stato cosa bellissima, perché questo è poi stato uno di quelli che ha portato a spalla la balla di Matteotti, dopo ha dovuto emigrare, ma è emigrato perché il Moro gli ha cantato in tutti i grandi teatri del mondo. Quando poi nel 38 ha voluto tornare in Italia, è stato preso e mandato a Cupido. È stato liberato perché c'è stata una sollevazione del mondo culturale, internazionale, eccetera, quindi ha dovuto rilasciarlo e ha proprio il passaporto. E non ha potuto quindi più cantare così come era abituato a fare nei grandi teatri del mondo. E si era ripromesso una cosa, che non aveva più ricantato, che il 83 si è rivelato il fascismo. Il 8 settembre del 43, con la caduta del fascismo, ha aperto la finestra del suo appartamento a Firenze e ha cantato la Marsigliese. E la gente che passava per la strada faceva coro, faceva assieme. Quindi ecco questa bella figura. C'è un aneddoto interessante, a me piace ricordarlo. Si chiama Ruffo perché il papà era un cacciatore e quando mi fede lì, prima che nascesse il Tita Ruffo, aveva un cane da caccia che si chiamava Ruffo
prima loro del cane, adesso il nome è figlio. Voglio dire, è diventato quello che è diventato, una cosa eccezionale, bellissima. Questa famiglia così, dei patrioti e dei Tita, è importante ricordarlo, fare tesoro, solo è Matteo che mi si è messo ancora la pace, soprattutto in questo momento difficile, per il quale ci troviamo che sta attraversando il nostro paese. Questa sera io ho dato la parola alla professoressa Maria Zanetti, che porta il saluto del direttore del conservatorio. Però ecco, prima di dare la parola alla professoressa, e poi ne approfitto anche per il certo sottostante, quella della relazione fatta da notte, che ci ha aiutato e ci aiuta a vedere in piedi queste cose, non solo queste, perché noi abbiamo altri due appuntamenti quest'anno, che è un appuntamento il 27 di ottobre, facciamo un convegno sulle conseguenze politiche, economiche e sociali della prima guerra mondiale, e poi abbiamo il 17 di novembre che c'è la guerra di Giovanni, che è andato da Vitalis e da Volantiero Bertelli. Ecco, quindi noi siamo molto grati a quelli che sono intervenuti, ci hanno dato questo contributo essenziale per poter portare a compimento questi passaggi, questi eventi. Vogliamo ringraziare, questi eventi ci mette in contatto con a livello regionale, attraverso la provincia, però ecco la provincia di Olivo, i comuni di Olivo per i patrocini questi, i comuni di Trattacolesi, il comune di Bosano, e poi c'è l'associazione Viva la Costituzione, e questo ha dato un contributo, non è sicurabile, il centro studi di Ettore Vicini di Padova, che anche questo non lo vedo che sia presente, i vari auguri che sono aperti di dare voti, e la bancaria. Questo è l'aspetto, qui non c'è solo un aspetto economico, c'è un aspetto organizzativo di lavoro, di fare insieme. Devo ringraziare l'archivio di Stato per la sua solennità, la sua presenza, la Casa Museo Giacomo Matteotti, che ancora è diventata un museo nazionale, è importante ricordarlo questo. Noi con quest'anno intendiamo mettere passo in piedi un rapporto importante con la Casa Museo Matteotti, perché dobbiamo lavorare insieme, perché l'unità fa la forza, e quindi si tratta di esprimere, diciamo, dei sentimenti, esprimere dei ragionamenti ad alta voce, diciamo, e lavorare per raggiungere gli obiettivi. C'è l'associazione Giacomo Matteotti, che io rappresento, e la fondazione della Banca del Monte di Olivo, che non la tengo per l'ultima, che è una carta, la tengo perché per esempio in ordine la trovo in alto a destra. Allora, diamo la parola prima alla dottoressa Anna Maria Zanetti, che porta il saluto del direttore, che noi dobbiamo ringraziare moltissimo per l'attaccamento, per l'amore che ha. Io sono stato qua ad ascoltare un po' di prova ieri con questi ragazzi, che lei è una roba incredibile, mi piaceva moltissimo guardarla, intendeva che andava così, andava sulle cose, la devi fare così, canta con amore, canta, è una dichiarazione d'amore, deve essere portato, è straordinario, prego. Piacervi, tenete conto che sono tutti comunque ragazzi che sono qua in Italia per la prima volta, che è il primo anno, chi è qua da qualche anno in più, abbiamo un ragazzo che si è appena laureato e una ragazza che sta per laurearsi. Tutti gli altri sono proprio studenti come alcuni che vedete qua in sala. Questa decisione di far cantare oggi questi ragazzi è stata presa un po' dal direttore, dal collega di canto Umberto Primo. Speriamo che il concerto vi possa piacere e vi auguriamo un buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
prossimo anno per celebrare, per ricordare il 25esimo dell'archivio di Giacomo.